preparare il tronchetto di Natale Red Velvet, iniziamo con il rompere le uova e dividere i tuorli dagli albumi. Le uova sono a temperatura ambiente, quindi andremo a preparare dapprima una pasta biscotto e poi la crema sarà come quella della Kinder Delice, quindi non te la farò vedere nuovamente perché trovi già la ricetta. Benissimo, mettiamo da parte i bianchi che per il momento non ci servono e ci occupiamo dei tuorli. Ci aggiungiamo lo zucchero, un pizzico di cannella che fa subito Natale, oppure puoi utilizzare scorze d'arancia, aroma alla vaniglia, aroma all'arancia, eccetera. E poi colorante rosso in gel oppure in polvere. E montiamo il tutto alla massima velocità della planetaria per almeno 10 minuti. I rossi devono diventare gonfi e spumosi. A questo punto inseriamo farina setacciata e un cucchiaino di lievito. Mescoliamo. Non ti preoccupare se si addensa, è normale perché stiamo aggiungendo la farina. Ma adesso, poi incorporando gli albumi che andranno montati a neve, il composto cambierà consistenza. Toniamo le due parti. Bianco e rosso fanno subito Natale. Movimenti delicati. In questo passaggio è importante non avere fretta perché il tutto deve incorporare aria. E distribuiamo su una teglia rivestita di carta forno bagnata e strizzata. E livelliamo per bene la superficie, formando un rettangolo. Non troppo sottile, perché altrimenti facciamo fatica a toglierlo dalla carta. E cuociamo nel forno preriscaldato a 180 gradi per 10 minuti. Non prolungare la cottura, perché altrimenti la pasta a biscotto si secca. Appena pronto, prendiamo un altro foglio di carta forno, sempre bagnato e strizzato. Facciamo così e lo stacchiamo da questa. È venuto proprio perfetto. Ed arrotoliamo per il senso della lunghezza. Ed intanto che il rotolo si raffredda, andiamo a preparare la crema. Srotoliamo il nostro rotolo, gioco di parole. Lo bagniamo leggermente con una bagna, anche qui gioco di parole, fatta di acqua e Baileys oppure liquore a scelta, panna e latte condensato. Tieniti lontana dai bordi perché una volta che lo andrai a rotolare altrimenti va a fuoriuscire. Ok, ripieghiamo su se stesso, lo tagliamo a metà, poi tagliamo un'altra estremità dall'altra parte. Adesso lo ricopriamo tutto con la panna. Non devi essere precisa, anzi più imprecisa sei e più è bello l'effetto. Forchetta per ricreare l'effetto del legno. E decoriamo con ciliegie rosse o verdi.